you Buonasera, buonasera, bentrovati anche questa settimana in Salus, il medico risponde, la trasmissione che abbiamo eh, creato per cercare di dare risposte ai dubbi che possiamo avere in merito alla nostra salute. Sapete eh, che questa trasmissione apre un ponte, una finestra con le vostre abitazioni, voi avete la possibilità di entrare proprio, direi più una porta che una finestra, eh, perché potete proprio entrare in questo studio, lo potete fare attraverso un numero di telefono che è lo 049-848. 1998 oppure con un altro numero di telefono che serve solo ed esclusivamente per gli sms, questo numero è il 392 666 0099 sapete anche che abbiamo una pagina su facebook dedicata a questa trasmissione si chiama Salus il medico risponde e eh, in questa pagina potete sapere in anticipo di che cosa abbiamo intenzione di parlare, potete anche darci dei suggerimenti, potete rivedere così come anche sul canale eh, telechiera produzione di YouTube, i, le registrazioni, i video delle trasmissioni che invece il giovedì sera potete seguire in diretta. Questa sera abbiamo deciso di dedicarci ad una tematica prettamente femminile. Parliamo infatti di cisti ovari che cercheremo di capire eh, quando sono benigne, quando non lo sono, quando sono borderline. Quindi cercheremo di avere proprio un'informazione il più possibile completa su questa eh, tematica, su questa questa patologia devo dire abbastanza complessa, chi ci aiuta, un esperto che sono molto piace co contenta di ritrovare in questo studio, è il dottore Elio Campagnuta, dottore ben ritrovato, direttore della struttura operativa complessa di chirurgia oncologica ginecologica del centro di riferimento um, oncologico di Aviano, eh, ho un po' introdotto dottore la tematica dicendo che è complessa e penso che effettivamente lo sia, Certo. Abbiamo parlato di eh, patologia benigna, patologia borderline. non benigna, eh, patologia borderline, quindi abbiamo quantomeno capito che di cisti ce ne sono davvero Tanti. tante. E, e intanto eh, diciamo che cosa intendiamo con questa parola cisti, perché la sentiamo sempre, più o meno forse crediamo di sapere di che cosa si tratta, ma magari non la sappiamo tradurre. Benissimo, buonasera. Eh. Le... Le formazioni cistiche dell'ovaio eh, rappresentano quelle cistiche che in teoria sono presenti in tutto il corpo. Nell'ovaio però in maniera particolare assumono dei particolari, eh, particolare rilievo nel senso che eh, incutono molto terrore, molto terrore perché fanno parte di un organo fondamentale nella vita della donna, che è l'ovaio, che è un ormone riproduttivo, un ormone eh, dal punto di vista... Ormonale estremamente funzionante e, e, ed è correlato alla femminilità. Queste formazioni cistiche possono essere di vario tipo, possono essere di tipo sieroso, cioè contenuto più o meno acquoso, eh, di tipo mucinoso, di tipo endometriosico, e so e ho visto anch'io una serata qui svolta qui a Salus di un mese o due fa, dove questo tema dell'endometriosi è stato svolto in maniera completa. A me spetta solo il compito di ricordare che queste cisti endometriosi, che non sono altro che cisti che contengono formazioni tipo cioccolato, che non sono altro che mucosa uterina, che mestrua dentro l'ovaio e non dentro l'utero. Certo. Ma eh, ripeto, so che è stato parlato un abbondantemente. Non l'ho toccato, ma insomma è sempre bene ricordare che esiste anche questo. Ed è molto frequente, io penso che interesserà almeno il 30% delle donne, le quali a volte si accorgono a volte non si accorgono A volte Con è un reperto tutte. casuale, a volte è un reperto conclamato. E sono causa di dolori fortissimi sì. e, e molto spesso di infertilità. Certo. Ecco, quindi è un argomento molto importante. E molto delicato. Quello, <coughs> ecco Partendo da, dalla gioventù, dalle ragazze giovani, mi preme far vedere, soprattutto con la prima eh, diapositiva, un argomento che capita spesso in nostri ambulatori, cioè le mamme portano le figlie a fare l'ecografia, perché adesso l'ecografia è diventata di moda. E noi stiamo vedendo appunto, grazie all'immagine... Ecco, all bisogna fare l'ecografia a tutte le donne, a tutte le ragazze, ed è pericolosissimo, perché tutte le ragazze più o meno hanno un ovaio come lo si vede adesso in ecografia, cioè sembra un gruviera. E una mamma vedendo una, sì, una... Sì, non è pericolosissimo l'esame in sé. No, no, no. È pericolosissimo l'effetto che può avere effetto... questo esame, soprattutto sulle mamme. dottore. Perché vedono che l'ovaio <coughs> è trasformato in groviera. Cioè tutte queste formazioni cistiche che eh, fanno sì che la mamma cominci a svenire perché dice mia figlia è piena di cisti. Che, che cosa? Che cosa? Che no. cosa? Ecco, è bene chiarire subito che queste non sono cisti ovariche, sono follicoli. Fisiologici normali che qualsiasi ragazza a 15, 16, 7 anni ha. È vero che queste formazioni cistiche sono causa di ritardi mestruali, di acne, di capelli molto, molto grassi. Grazie. Ecco, però è una situazione che col passare degli anni scompare spontaneamente. Quindi non bisogna, assolutamente prendere paura quando si vedono queste immagini, ma sapere solo che sono eh, follicoli ovarici che non sono scoppiati. Quindi Ma non consigliamo so. alle mamme di non accompagnare le, le figlie, figlie altrimenti prendono paura. Questo esame. Quindi sono fisiologici e non sono patologici. Ecco, questo mi permette di mettere in evidenza. Questo diciamo, è il primo step, primo step del nostro rapporto di donne con lo che può essere presentarsi appunto policistico. Cistico. Eh, andiamo per gradi, cominciamo allora dalla, uh, intanto dalla diagnosi, eh, ecco. come, che strumenti avete a disposizione? Ecco, quando... Anche perché credo che la cosa importante è arrivare ad una certezza certo, diagnostica certo. e non so con le cisti fino a che punto sia così semplice da, certo. da raggiungere. Questo è un argomento molto, molto spinoso perché <coughs> di fronte a un sintomo che può essere... Un gonfiore, può essere un dolore, può essere un'alterazione mestruale. La prima cosa che si richiede è controllo delle ovaie. Il metodo più semplice è l'ecografia. L'ecografia è preziosissima: nel senso che ci indica l'aspetto lo spessore della cisti, il contenuto della cisti, se è corpuscolato, se è liquido, eh, se all'interno della cisti ci sono delle vegetazioni, se la cisti è bella è rotondeggiante Quindi oppure tutte le caratteristiche tantissime specifiche Tantissime caratteristiche, sì. Ognuna delle quali ci può eh, portare a ipotizzare o una benignità assoluta o una benignità incerta o una possibile trasformazione maligna. Questo dipende molto dall'esperienza del ginecologo e dell'ecografista. Accanto a questo metodo semplicissimo, sì, c'è la risonanza, la TAC, ma queste sono, sono eh, indagini che vengono fatte per altri motivi. Di solito l'ecografia è l'indagine principale. Certo. Accanto a questo c'è tutto il problema dei marcatori. Non c'è collegamento. Cosa me... sono i marcatori? Ecco, Sono delle sostanze che noi troviamo all'interno del sangue, quindi basta un banalissimo prelievo di sangue, e questi marcatori, essendo specifici, essendo delle proteine, delle sostanze specifiche per una determinata malattia, ci indicano, per esempio, se ci può essere una certa probabilità, non so, un tumore del colon, dello stomaco, della mammella, dell'ovaio, e in particolare quello dell'ovaio è il famoso CA125, della mammella è il 15-3, del colon è il 19-9, e così via. Il pericolo è che nell'incertezza una donna o il suo medico chiedano di fare tutta una serie di questi marcatori. Però quando si fanno troppi marcatori succede che compaiono i falsi positivi. Cioè, su tanti marcatori può capitarne uno che è apparentemente è positivo mentre è negativo e allora Quindi... apriti cielo. Una fa un marcatore per capire l'ovaio e scopre che il marcatore del tumore della mammella è molto alto, allora comincia ad angosarsi A fare indagini. A fare indagini per la mammella, la quale la mammella è perfetta, non ha assolutamente niente, e così via per il colon e per le altre. Quindi i <coughs> marcatori possono essere eh, fonte, fonte di eh, dubbi o comunque di errori certo. eh, anche di valutazione, proprio gente... perché ci sono questi falsi positivi. Ci sono delle persone che vivono male perché... Di fronte a un falso positivo sono costrette a fare tac, PET, coloscopia, gastroscopia, finché dopo fanno anche magari una laparoscopia, cioè quell'esame di si fa assolutamente per niente. Quindi c'è. D'altra il... parte, di fronte al dubbio, uno dice: eh, <ride> davanti al dubbio è che è vero, faccio? Però capisce che quando lei fa una laparoscopia il rischio di fare un buco nell'intestino. Vabbè. Eh... E fare un gruppo nell'intestino, una persona che non ha niente è un danno. È chiaro. Eh, quindi <coughs> quando noi ci troviamo davanti ad un dolore all'ovaio, è consigliabile o no fare i marcatori a questo punto? Se, secondo l'esperto del <coughs> mezzo. Sì. O perlomeno è consigliabile farli, <coughs> ma Prima solo quelli specifici. Prima la visita ginecologica. Certo. La quale indirizza. Eh, se dal vista ginecologica c'è un sospetto, si passa all'ecografia e eventualmente al marcatore, per Ma definirlo senza farne, meglio. Senza farne montagne, montagne. Eh beh, certo. quindi si va su quello si specifico, quello specifico. Certo. questa già è un'indicazione. Allora abbiamo visto un po' quelli che sono gli strumenti che avete a vostra disposizione per individuare la cisti, ancora non siamo certi. Non siamo Se certi. Che sia benigna o maligna. A volte la certezza diciamo, è del 90%, a volte il 50%, perché anche il marcatore nelle fasi iniziali, cioè nei tumori iniziali, sbaglia nel 45% dei casi. Quindi in quelli precoci non serve quasi niente. Non, non, dà grandi indicazioni. No, non dà grandi indicazioni. Serve solo nelle forme avanzate, perché servirà, come vedremo dopo, per capire se la malattia tenderà a recidivare in futuro. Mm. Allora in questo senso sì ci serve, ma per scoprire un tumore in fase iniziale serve a ben poco, molto spesso è fuorviante. Quindi davanti mm. alla presenza di una cisti, come si procede? Ecco, si può procedere in laparoscopia o in laparotomia, cioè vuol dire Quindi, apprendo, fare un'incisione. Ecco, bisogna stare attenti, c'è la moda della laparoscopia. La laparoscopia va fatta quando una persona, un medico, un ginecologo è sicuramente certo che si tratta di una patologia benigna. Quindi dobbiamo avere questa garanzia, garanzia. della benignità. Certo, nell'incertezza è pericoloso usare la laparoscopia perché faccio un esempio, se io eh, di fronte a una cisti grossolana e anche grossa, per essere poco invasivo e quindi uso l'aproscopio, buco la cisti, questa cisti se benigna va bene, se <ride> disgraziatamente è maligna, io con questo buco porto fuori del liquido neoplastico dalla cisti ovarica dentro il peritoneo, cioè dentro nell'addome della donna. Quindi in caso di dubbio è meglio operare in laparotomia? Certo. La sì, la certo, soprattutto nelle ragazze giovani è preferibile fare un taglio, ed essere sicuri di poter asportare tutta la massa senza nessun rischio che si rompa, piuttosto che andare in cerca di fare una rottura che porterebbe, tanto per intenderci, una, un tumore da un primo stadio, quindi facilmente curabile, certo. ad un terzo stadio che richiede chemioterapia. Certo, dovranno avere anche un'immagine, se non sbaglio, che ci permette eh, di vedere capire proprio sì. eh, l'asportazione la, 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 di una, sì, sì, tanto per di far una capire... cisti benigna. Sì. Eh, quindi cominciamo anche a vedere, ecco qui sì, siamo questa... in laparotomia. Sì, questa è una cisti benigna e solo così, proprio didattica, tanto per far vedere come la cisti attraverso la tuba è attaccata all'utero. Questa è una cisti estremamente benigna, piccola, di, nessuna, di nessun rischio e quindi la si può sportare in maniera molto, molto sicura, molto facile. Qui è stata fatta in laparotomia perché c'erano altri motivi, ma si poteva tranquillamente farla in, in laparoscopia. Eh, C'è anche un uh, video che abbiamo video, sì, uh, sì. che ci permette di passare dal tumore benigno Al borderline. a quello che, che è incerto. È lì, lì. Sì. È lì lì. Non si sa se è dalla parte bianca o dalla parte nera. Ecco, Perfetto. vediamo. Ecco, questo è un tumore borderline, cioè un tumore che finché non è stato tolto. Beh, questa è una cisti benigna contro laterale. Beh, asciughiamo un po' il liquido che si trova all'interno dietro l'utero. Ecco, questo è il borderline dell'altro vaio, noi lo, lo leviamo e lo mandiamo a esaminare attraverso un, un sacchettino in maniera che non si dissemini all'interno della cavità. Certo, questa è sempre quella benigna. Invece... Questa è quella benigna per dirvi come eh, bisogna cercare, però questa è una benigna, ma in contemporanea con borderline. Sì, infatti allora siccome per dire, borderline... Nella stessa situazione voi avete trovato una benigna, la cisti e un benigna e il borderline. Allora, siccome il borderline spesso è bilaterale, Dobbiamo stare sicuri che anche questa non nasconda un borderline, quindi noi possiamo sì toglierla, ma dobbiamo essere sicuri che sia benigna. In questo caso, voi vedete che l'aspetto è benigno e viene asportato in maniera abbastanza rapida, in maniera semplice. Lei dice, voi vedete che l'aspetto è benigno, in realtà. Beh, questa è l'esperienza. Ecco, però, anche in questo caso, voi vedete che viene posta in un sacchettino, non viene rotta e viene lasciata intera per poter essere esaminata. Certo. Perché se fosse stata anche questa dub dubbia maligna, raccogliendola nel sacchetto, noi la, la portiamo al di fuori. Allora, eh, per dire le caratteristiche, perché lei ci ha detto, vedete benissimo che è benigna, eh, quali sono allora le caratteristiche delle cisti benigne? Sia come... Per voi, come aspetto, ma anche come magari sintomatologia, una cisti benigna probabilmente si accompagnerà ad una serie di sì. sintomi che possiamo avvertire. Beh, intanto può essere piccola, media o anche di grosse dimensioni. Anche quella benigna sì, può avere. Anche quella benigna a volte può essere anche enorme, anche di 20 centimetri, però ha delle caratteristiche particolari. Alla visita è molto liscia, ha una superficie regolare, è mobile, e teso-elastica. E allora, anche se è grossa, quasi sempre benigna. Se invece ha un aspetto già alla palpazione irregolare. irregolare, duro, in parte liquido, in parte solido, magari fissa, quella è molto, molto dubbia. È molto spesso un cancro. E quindi. Va eh, trattata eh, come in maniera, fosse un cancro. In maniera, certo. in maniera particolare. A questo punto. Cominciamo a spostarci verso il versante che interessa di più l'oncologo, il chirurgo sì, oncologo sì. evidentemente, che è quello, uh, il capitolo delle cisti maligne. Che si sono trasformate in cisti maligne. Ecco, Ma eh, la cisti, prima di essere maligna, è sempre benigna? E questo è un grosso problema. Si è scoperto da qualche, da qualche anno, questo è un dato importantissimo anche per le donne che do, lo devono sapere. Due o tre anni, noi stiamo facendo dei studi in questo, in questo senso, sembra che il tumore dell'ovaio abbia l'insorgenza dalla parte estrema, dall'ampolla della tuba. È una cosa incredibile, ma è così. Per cui, cosa succede? Capita molto spesso che noi togliamo l'utero per fibromi, a una donna che ha 40 anni, mettiamo. È chiaro che a 40 anni non andiamo a togliere le ovaie, togliamo solo... Certo. Lo, l'utero. Certo. Una volta si lasciava oltre l'ovaio anche la tuba, perché sembrava che potesse irrorare di più, portare più sangue all'ovaio e quindi che l'ovaio eh, avesse più vita anche Spimpale, nel futuro. Certo. Adesso invece, di fronte a questa nuova teoria, noi di routine, ogni qualvolta togliamo l'utero, lasciamoci l'ovaie, ma togliamo le tube. Perché da lì potrebbe originarsi il cancro dell'ovaio. Quindi le tube al giorno d'oggi vanno asportate, non vanno lasciate in sede, perché possono essere la causa di un cancro ovarico che magari risorgerà dopo 10 anni. Certo, certo. Questo è, una, è un concetto nuovo, proprio molto molto recente. Beh, insomma, altre sì. informazioni di servizio vediamo sì. proprio sì, attraverso, sì. attraverso questa, info, questa trasmissione. Allora, stavamo dicendo, entriamo nel capitolo delle cisti che da benigne eh, si maligne. sono trasformate in maligne. Anche qui abbiamo una serie di immagini. Io mi rendo conto che questa sera forse eh, abbiamo, vi proponiamo delle immagini un po' particolari, un po'. Ehm... Sì, non usuali. Sì, ecco, diciamo che non, non vediamo tutti i giorni, però eh, questo ci permette di visualizzare anche. Sì, per far capire cos'è il tumore dell'ovaio. Il tumore dell'ovaio, qui c'è l'immagine, eh, vedete che, e dopo ne vedremo altre, certo. per esempio, questo è un intestinale, voi vedete tutta questa disseminazione di noduli che interessa l'intestino, ma dovete immaginare che questi noduli vanno dalla pelvi, cioè dalla vescica, dall'utero dell'ovaio e arrivano fino sopra il fegato, fino sopra il diaframma. Quindi tutto l'addome è pieno di questi noduli, più o meno grossi, più o meno fissi, e molto spesso c'è il liquido dentro l'addome, che vedremo dopo. Qui, per comodità, l'abbiamo tolto. Ma a volte sono 3, 4, 5, 6 litri di liquido, che si chiama ascite. E che e si pone. Una... Eccolo qua, si vede, perché i noduli impediscono il normale reflusso di questo liquido. E quindi, questi, per esempio, sono noduli che interessano il fegato. E in questo caso, come nei casi successivi. Tutti questi noduli vanno tolti. Questo è un, un aspetto poi particolare, voi vedete che, ehm, e dopo vi spiego il perché, questa è la parte sopra il fegato, serve il muscolo diaframma, quello che serve per il respiro, muscolo diaframma che ha contatto con la pleura. In questo caso abbiamo dovuto aprire completamente la pleura per andare a tirar via un nodulo che entrava dentro. La pleura stessa. Ma tutta questa situazione si era originata dall'ovaio? Dall certo. Dentro l'ovaio, come vedremo dopo, è, è, è ripieno di queste. Ecco qua. Qua vedete che ci sono formazioni di tutti i tipi: cistiche, dure, complessi, regolari. Questo è uno degli aspetti tipici. Eh, vi ripeto: qui manca il liquido perché l'abbiamo già aspirato. Ma questo è un quadro tipico di pelvi, cioè di. Come noi vediamo l'utolo l'ovaie normalmente quando c'è il cancro ovarico. Per arrivare ad una situazione del genere, dottore. Ma guarda, io ho avuto esperienza che ci si arriva anche un mese. Quindi... E, e quindi la diagnosi precoce, questo è un concetto fondamentale che resti ben chiaro: la diagnosi precoce nel cancro ovarico non esiste. Non ancora! Mm, o non potrà mai esistere secondo sarà ben lei? Sarà difficile. difficile, stiamo cercando marcatori più, più specifici, più sensibili, ma la strada è ancora lunga. Eh, ehm, a volte impiega qualche mese, ma a volte proprio nell'arco di un mese da una cistica apparentemente normale ci si può trovare un cancro già di... Sette, 8-10 centimetri. Ma quindi di fronte ad una cisti, azzardo eh, perché ovviamente sto parlando da non addetti ai lavori. Una volta che viene diagnosticato una cisti, è sempre bene toglierla no, o no? no? No. Bisogna studiarla, bisogna capirla e, e, e vedere l'evoluzione con una certa intelligenza. Mm. Cioè, se io sono sicuro che ecograficamente è certa, e benigna, posso tenerla sotto controllo, magari per un mese, due, Sei tre. Borderline? Se è borderline e persiste borderline dopo 15 giorni è obbligatorio una laparoscopia. Mm. Cioè non è possibile lasciarla senza diagnosi. Noi la diagnosi dobbiamo assolutamente farla. Ve l'avevo detto che era un argomento complesso, mm. molto complesso. Il nostro ospite ce lo sta dimostrando e continuerà a dimostrarcelo dopo la prima pausa pubblicitaria. Ci rivediamo tra pochissimo perché abbiamo ancora cose importanti da raccontarvi. Rimanete con noi. Eccoci di nuovo, di nuovo, scusate, questa è una giornata un po' difficile, non riesco a parlare bene oggi. Eh, siamo di nuovo in Salus, il medico risponde, siamo sempre con il dottor Elio Campagnutta, direttore della struttura operativa complessa di chirurgia oncologica ginecologica del centro di riferimento oncologico di Aviano. Stiamo parlando eh, di cistiovari che avete sempre la linea telefonica aperta 049 848 1998, ancora eh, poco tempo per eh, prenotarvi con le telefonate, gli SMS stanno arrivando, adesso cominceremo anche a rispondere, dottore ci eh, cisti variche in primo piano, abbiamo visto come l'argomento sia veramente molto complesso e di difficile, o meglio, non difficile, ma di delicato approccio anche da parte eh, dell'operatore, del sì. chirurgo, del ginecologo, di tutti coloro che in qualche modo si trovano ad interfacciarsi con questo sì. tipo di problematica femminile. Abbiamo parlato delle cisti benigne, abbiamo visto come ci siano situazioni borderline, quindi da studiare con grande attenzione, abbiamo visto come anche purtroppo queste cisti benigne possono diventare maligne e creare dei problemi estremamente Complessi all'interno dell'intera cavità addominale, andando certo. a ad interessare a coinvolgere eh, altri organi molto delicati, abbiamo visto come si intervenga addirittura a livello della pleure, quindi sì. mh, cose importanti, impegnative. Sì, Siamo la, arrivati, prego dottore. La, sì, la chirurgia del, dell'ovaio, mi preme sottolinearla, è la chirurgia della radicalità chirurgica. Eh, Questa è una cosa che avevamo sottolineato già la, nel nostro incontro. Certo, perché non so, bisogna risparmiarsi. No, allora, se ci sono ragazze giovani e il tumore non è molto avanzato, bisogna fare di tutto per togliere il tumore e per consentire possibilmente una gravidanza alla, alla ragazza. Quindi bisogna fare di tutto e lì veramente bisogna mettere tutta la propria capacità, la propria conoscenza perché si gioca con la vita della ragazza. Quindi è giusto permettere di avere una gravidanza purché non ci sia il rischio che magari dopo un anno... Di compromettere mi ritrovo... la vita. Perfetto. Quindi è un argomento importante che va, ehm, che va affrontato in ambienti molto specializzati, anche perché non sono casi frequenti. E quindi, ehm, anche la ragazza, i parenti della, della ragazza si sì, devono essere ben preparati, al corrente preparati. di, sì, di si un, rischia quindi c'è un accompagnamento anche eh beh, certo. del paziente dal punto di vista psicologico della conoscenza certo, certo. mentre invece quando il tumore è avanzato bisogna essere chiari come i pazienti cioè sono tumori dove c'è o il tutto o nulla di fronte a tumori eh, devo parlare in maniera grossolana insomma che hanno litri di ascite dentro e che hanno chilogrammi di tumore, a volte sembra impossibile poterli operare. No, è possibile operarli, non sempre, però quando si apre l'addome per intervenire uno deve sapere di essere capace di togliere tutto. Perché se di tutto questo peso enorme del tumore ovarico io lascio dentro anche 2 centimetri di tumore, 3 cm di tumore, 5 grammi di tumore e come se non avessi fatto niente. Quindi devo fare di tutto, fare la resezione intestino, se è necessario togliere la milza, se è necessario amputare la vescica e così via. Siamo brutali questa sera perché queste cose vanno a farti male. Lo so, dette, però, questo dette. però questo porta alla vita. Se noi riusciamo a essere radicali e alla fine intervento, dopo vi farò vedere qualche immagine, non lasciamo più dentro niente, la donna vive. La donna vive, vive bene, fa la sua vita di relazione, di famiglia, e la sua vita sportiva senza problemi. Se non operiamo bene, è una donna condannata a fare chemioterapia finché vive. Quindi in questo caso, soprattutto in casi come questi, il chirurgo non deve proprio avere nessuna remora? No deve andare a, a togliere fino all'ultimo grammo di tumore. Perché dopo, e qui entriamo nell'altro argomento molto importante, che il tumore ovarico è un tumore che necessita in prima istanza della chirurgia, ma dopo ha bisogno assoluto della chemioterapia. Cioè ci deve essere il bravo chemioterapista che sa finire il lavoro del chirurgo. Questo sempre. È fondamentale, sempre. sempre. E c'è un farmaco che si chiama il platino, che è quello che decide la vita di queste donne. Per è cui, il chemioterapico d'eccellenza per questo tipo di tumore. Se questo platino funziona, e il chirurgo è stato bravo prima, la donna vive. Se il chirurgo ha fatto anche il suo dovere, ma il platino non funziona, la donna morirà. Perché senza una chemioterapia efficace anche il massimo sforzo chirurgico non ha nessun senso. Quindi c'è il rischio possono <coughs> esserci donne che non reagiscono in maniera adeguata. Certo, c'è un 15% di queste donne ecco. che non reagiscono e sono destinate a morire. Perché sì è vero ci sono altri farmaci, ma nessuno è altrettanto valido come il platino e adesso c'è anche il taxolo. Però quantomeno, anche se magari la risposta non è buona subito, un buon intervento chirurgico certo, comunque allunga la vita certo, di queste donne. sicuramente, comunque, e la qualità. Soprattutto, ecco. E la qualità di vita, perché capisce che una donna abituata a vedersi con un enorme addome batracciano. Perché tipo, stiamo parlando proprio di cose batraciane Batracciane, grandi. come i rospi, no? Eh, vedere che poi la famosa pancia non c'è più, già psicologicamente uno si sente meglio. Certo. Non solo, ma molto spesso... Questi stadi sono già in occlusione intestinale, quindi le donne con arrivano lì le con: conseguenze, con certo. non riesco più a digerire, vomitano e, e quindi una qualità di vita pessima. La interrompo un attimo, dottore, perché dovremmo avere una telefonata in linea. Vediamo, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono una mamma che ha avuto una figlia di 22 anni, praticamente, ehm, gli hanno tolto un ovaio e l'hanno mandato ad analizzare e per eh, esame istologico era tutto a posto. Dopo un, dopo un po', ma dopo mesi, lei è rimasta incinta e, e durante la gravidanza lei ha cominciato a ehm, dei, avere dei disturbi e sentiva come la bambina volesse uscire fuori. Dopo la terza volta che è andata in pronto soccorso a farsi il controllo, che l'hanno visitata e tutta, subito in sala operatoria, praticamente mia figlia era piena di ascite e sentendo il medico mi ha fatto venire in mente tutto quello che ha passato mia figlia. E da lì hanno fatto partorire, l'hanno aperta, cioè hanno fatto l'intervento, cioè l'hanno aperta, poi dopo hanno tirato fuori, hanno fatto dopo il cesare, hanno tirato fuori la bambina. E, e poi hanno cominciato a fare dei drenaggi, non so, hanno messo tipo un drenaggio che fa uscire il liquido. Ecco, sì, l'ascite. E praticamente da lì, eh, dopo l'esame istologico eh, dopo quando, quando l'hanno aperta, scusi, sono un po' emozionata, eh, ma immagino. quando l'hanno aperta. Eh, da dove chiama lei signora? Eh, da mestre, mm -hmm. Spinea. Sì. E da quando cioè, e da lì ci hanno dato questa notizia che mia figlia aveva un tumore sul peritoneo. Dall'ospedale di Vicenza è andata all'ospedale a Verona e da lì ha iniziato, si può dire, il calvario. Chemio, ecco, eh, adesso io sono credente, so la medicina è, è valida, le chemio sono valide mia figlia ha passato tutti i colori adesso comunque il tumore è fermo perché ci hanno detto che è inoperabile. Ecco. E comunque io dottore. Io, io, io dottore non lo so se è stata la gravidanza, hai capito? Che ha innescato cioè, questo meccanismo. No, no, no. no. Lì o c'è stato un errore nella, nella definizione del primo vaio che è stato tolto, mm. non è stato letto bene, mm. o può essere... un tumore nuovo dell'altro ovaio che è il residuo, oppure c'è una forma rarissima che nasce dal peritoneo, cioè da quella lamina che copre tutta la parte interna, che si manifesta in maniera uguale al tumore ovarico ed è il mesotelioma. Potrebbe, potrebbe essere potrebbe mesotelioma, essere. però chi ha fatto dopo l'esame istologico riesce a capire se è un mesotelioma o se è un tumore ovarico. Se è un tumore ovarico anche dopo la gravidanza, la, il trattamento è come se non fosse stata gravida. Cioè bisogna essere radicali, fare lo stesso trattamento che, che ho spiegato prima. Certo. E dopo successivamente intervenire con la chemioterapia. Certo. E non so se la signora è ancora in linea. Mi sembra di no, no, non è più in linea. Andrà per capire quanto tempo era passato... Ma le magari... dicevo, io ho visto dei casi che nell'arco di un mese da un ovaio normale... Esploso un cancro ovarico. Una volta operata, come nel caso della signora, una volta stabilizzata la situazione, quantomeno, e poi la cura per quanto può durare? Di solito trattamento... si fanno sei cicli di chemioterapia, cioè un trattamento ogni 21 giorni. E dopo questi sei cicli la malattia dovrebbe essere stabilizzata. Il problema è che, che questo tipo di tumore può recidivare. Mm. Se è recidiva prima dei sei mesi dalla fine della chemioterapia, vuol dire che è un tumore che è resistente al platino. Ecco il discorso, quindi ci ecco. riagganciamo proprio a quello a che primo, stavamo dicendo. Allora, quella donna lì probabilmente dovrà cambiare chemioterapia, ma l'evoluzione la, 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 la sarà sicuramente negativa. Non, non positiva. Se invece il tumore dovesse ripresentarsi dopo un anno, due anni, tre anni, cioè più distante si presenta il tumore. Abbiamo notevolissime possibilità di affrontarlo, cioè di rioperarlo. E ritrattarlo. E ritrattarlo con la chemioterapia. Eh, con buoni eh, risultati. Buon e possiamo, siccome è passato più di un anno, o due anni, vuol dire che il platino ha funzionato. E allora noi possiamo riutilizzare il platino o il taxolo anche in seconda battuta. Perché funzionerà ancora. Con le stesse modalità del primo trattamento? Così, certo stesso Sempre sì, cicli stesso, eh, stesso periodicità. Stesso insomma, schema, diciamo. stesso schema, sì, terapeutico. Abbiamo un'altra telefonata, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, sì. buonasera. Buonasera signora. a lei. Sì. Eh, io chiamo Da Rovigo, mi chiamo Giuseppina. Sì. Sento, volevo chiedere gentilmente al dottore se l'endometriosi è una malattia che può degenerare in tumore perché io ho una figlia che è stata operata per la paroscopia le hanno tolto due diremo cisti adesso sta prendendo la pillola e gli esami per il momento sono buoni ma però non siamo tranquilli ecco chiaramente Forse. comprensibilmente che allora hai. grazie a lei grazie a lei sì. eh, sì. l'endometriosi che sviluppo sì, sì. esiste può avere? Esiste il tumore ovarico ehm, di tanti tipi, quello sieroso, quello mucinoso, quello cellule chiare e c'è anche il tumore endometrioide. Il tumore endometrioide deriva dall'endometriosi. Però, per fortuna, la trasformazione dell'endometriosi, che vi dicevo prima, è frequentissima, la trasformazione in tumore è molto, rara. è molto rara. Quindi, non è che se una persona è affetta da endometriosi deve pensare immediatamente il cancro ovarico, direi che è l'ultima cosa a cui deve pensare, perché l'endometriosi fa più danni piuttosto a livello del retto, a livello della eh, fertilità, cioè a livello delle tube, ecco in questo senso sì è pericolosa, per quanto riguarda la trasformazione tumorale è possibile, avviene, la vediamo, ma è relativamente rara, è relativamente quindi non diciamo alla signora no, che tranquilla. sia assolutamente serena, perché comunque la preoccupazione immagino possa esserci: sì, ma possa è minima, starci, è però è molto, è molto contenuta: molto contenuta. Certo. Eh, okay. Allora, torniamo alle domande eh, che sono arrivate. Volevo sapere se sono sempre gli sms questi volevo sapere se una cisti follicolare può andare incontro a recidive. Mm. Dunque la cisti follicolare indica solo che a metà ciclo l'ovaio non è scoppiato. Voi sapete sempre che a metà ciclo c'è la fase ovulatoria, quando la donna sente il dolore, vede la perditina, si accorge che il liquido vaginale aumenta ed è l'indice della fecondità, perché è il momento in cui una donna sa se è il momento per concepire o se è il momento di non avere rapporti per non restare incinta. Ecco, il metaciclo e indica proprio l'ovulazione. Eh, Capita molto spesso che l'ovulo non scoppi, non scoppiando, for forma queste eh, cisti, cisti follicoliniche, che a volte, come abbiamo visto già all'inizio, possono diventare multiple e danno un ovaio magari grosso pieno di queste cisti follicoliniche, che aumentano mese per mese. A volte, invece,. Eh, anche con la visita capita spesso di accorgersi di questa cisti follicolinica di 5-6 cm che sotto la visita schiacciando si rompe. Proprio si ha la sensazione netta perché ha una pellicola molto molto sottile, si rompe e non succede proprio niente, cioè succede che dopo che è rotta 14 giorni dopo la donna mestrua. Quindi la cisti follicolinica molto spesso può determinare Mancanza di mestuazione o ritardo di mestuazione raramente può determinare dolore oppure un dolore molto blando, contenuto. ma non è pericolosa assolutamente. Benissimo, siamo riusciti a dare eh, molte risposte. Prima di cominciare, magari, un altro discorso impegnativo, ci fermiamo per la seconda pausa e ci rivediamo tra pochissimo per completare il nostro discorso. Ultima parte di Salus, ultima occasione anche per, il, per parlare con il dottore Eul. Addio. Non ci siamo, questa sera non ci siamo. Sbaglio i nomi, sbaglio le parole. Vediamo. Ci riprovo, dottore, vediamo beh. se ce la facciamo. Allora, ultima occasione per parlare con il dottor Elio Campagnuta, direttore della struttura operativa complessa di chirurgia oncologica e ginecologica del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Ce l'ho fatta, dottore, questa beh, beh. volta. Eh, Un'ultima parte, devo dire, molto densa, perché abbiamo ancora cose importanti da dire. Abbiamo sms a cui rispondere, telefonate che stanno per arrivare. Cominciamo subito. Con eh, la parte che riguarda i nuovi trattamenti che avete a disposizione eh, per quanto riguarda il, proprio l'intervento su queste patologie. Sì, Sto parlando i... di cisti ovariche e cisti maligni. per il cancro ovarico. Le novità vere e proprie sono di due tipi: di tipo chemioterapico e di tipo chirurgico. Allora, di tipo chemioterapico, noi sappiamo che gran parte di questi tumori. Eh, nascono per delle alterazioni di tipo genetico. Non sto adesso entrando nel meccanismo, ma vi dico che noi eh, abbiamo avuto proprio un fondo, io e il, il mio eh, omologo eh, medico eh, sperimentatore, per studiare la trasformazione delle, dei, di certi eh, componenti genetiche in, in cancro ovarico. E quindi è un argomento molto, molto complesso che sta andando avanti perché dobbiamo trovare il farmaco o i farmaci che sono personalizzati, mm. farmaci intelligenti, intelligenti, cioè che non vanno a distruggere tutte le cellule, anche quelle buone, ma vanno in maniera specifica ad eliminare le cellule che eh, sono quelle neoplastiche vere e proprie. Ora, il farmaco principe, abbiamo detto, resta sempre il, il platino, platino e il taxolo, accanto a questi anche da noi al Cereo di Aviano, è da anni ormai che non, non sperimentiamo, utilizziamo oltre a questi farmaci anche questi farmaci intelligenti. Sono farmaci molto molto costosi che non vanno utilizzati da soli ma sempre in associazione con il platino e danno effettivamente dei notevoli vantaggi in termini di aumento di sopravvivenza e quindi anche di qualità di vita. È un grosso campo aperto perché, ripeto, i costi sono enormi e con questi chiari di luna economici che ci sono al giorno d'oggi, a volte bisogna fare delle scelte, ma questo è un discorso di politica sanitaria su quale non voglio addentrarmi. Però insomma diciamo che eh, esistono le possibilità di intervenire certo. in maniera intelligente sulle cellule. Ci sono e come da noi a, a, a Daviano anche in tantissimi altri centri c'è questa possibilità di utilizzare tali farmaci. L'altro aspetto è quello chirurgico. E il discorso della chemipertermia, faremo vedere una foto due, eh, in sostanza la chemipertermia eh, è una tecnica un po' complessa. Stiamo vedendo la foto. Sì, o... ecco, che al, mo al momento non viene utilizzata alla fine di un intervento in prima battuta. Viene utilizzata quando ci sono le recidive. Quando ci sono le recidive, noi dobbiamo, e se siamo capaci di asportare tutta la recidiva... Alla fine, con questa immagine dove vedete che abbiamo chiuso la, la sutura, abbiamo messo tutti questi drenaggi, e infondiamo all'interno dell'addome il chemioterapico a una temperatura che va dai 41 ai 43 gradi. Quindi e la temperatura è importante? Importantissima e viene immessa con una macchina che penso faremo vedere l'immagine dopo. È una macchina tipo quella usata per la dialisi. Eccola qui, deve essere ecco, questa. Sì, per, la, per la dialisi, per eh, i nefropatici, quelli che hanno eh, trapianti diretti. In maniera di portare un continuo scambio di eh, acqua calda contenente il platino o altre sostanze. Questo, questo calore fa sì che il platino, dopo che noi abbiamo operato, e quindi tutte le superfici interne sono denudate. Questo platino viene a contatto con queste superfici denudate e viene assorbito in maniera, eh, faccia conto, 100 volte normale. E questa cosa la permette la temperatura. La temperatura favorisce l'assorbimento di questi farmaci. Quindi una temperatura troppo bassa non garantirebbe la no, stessa efficacia. Assolutamente no. E con la temperatura, questa eh, di 42-43 ⁇ gradi, noi riusciamo a far assorbire in maniera veramente veloce e, e, e in quantità notevole. Questi farmaci, certo che è una tecnica questa che richiede dopo un trattamento in rianimazione in queste persone, perché eh, ci possono essere danni renali, certo. danni cerebrali, eh, però è una tecnica ormai che noi svolgiamo in maniera normale, mh, però mi preme mettere in evidenza un aspetto ben preciso, è una tecnica che va riservata solo a un certo tipo di pazienti ben selezionate. Quindi... Pazienti selezionati, come ha detto lei. Nel caso di altri pazienti dove ci siano residui di tumore grossolani, non ha nessun senso e solo una pia illusione far questo trattamento. Questo è molto Quindi importante. Quindi bisogna avere delle caratteristiche precise. ben precise Mancanza per assoluta usufruire. di tumore. A proposito della pulizia totale, pulizia totale che, sì. che sì. deve essere, sì. deve essere effettuata. Come si chiama questo trattamento? La chemio-ipertermia. chemio, -ipertermia. chemio -ipertermia. Giustamente. Sì. Cominciamo a questo punto, dottore, a rispondere agli sms. Nel frattempo aspettiamo le telefonate. Allora, mi hanno diagnosticato circa due anni fa una cisti ovarica di 3 cm eseguita eh, con marcatori con esito negativo. Il discorso che facevamo prima, da circa sei mesi sto prendendo la pillola per vedere se la cisti si assorbe. La mia domanda è: una cisti ovarica di queste dimensioni può causare spesso episodi di cistiti, dolori ai rapporti infezioni ginecologiche? Grazie. Ecco, una cisti così, se noi dovessimo fare 100 ecografie a 100 donne, troveremmo almeno 30 persone che hanno una cisti così, cioè una cisti che non ha nessun significato. Eh, nel punto di vista clinico quindi non ha nessun significato fare il marcatore per una cisti di 3 cm e tantomeno è responsabile dei sintomi eh, sospettati. S -s -s, sì, segnalati, quindi rapporto infezioni Solo che non fosse una cisti endometriosica, la quale allora potrebbe dare dolore, il dolore vivo. Solo in questo caso avrebbe significato usare la pillola se proprio il dolore fosse notevole però 3 cm di solito è un reperto normale e comunque non dovrebbe andare no, provocare... no, 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 assolutamente altra eh, chiedo un attimo di pazienza chi ha il telefono altro sms sono stata operata di fibroma uterino diagnosticato dopo aver scoperto un'endometriosi possibile recidiva dice l'sms c'è relazione tra il fibroma uterino e l'endometriosi ecco, anche qua ripeto se una donna a 40 anni abbiamo 100 donne che fanno un'ecografia a 40 anni, una visita, troviamo almeno il 40-50% di donne che hanno fibromi. Probabilmente anche di più. Cioè, probabilmente anche di più. Cioè il fibroma, <ride> piccolo o meno piccolo, eh, è, è un reperto normale. L'endometriosi è presente lo stesso nel 30% dei casi, quindi è molto facile che l'endometriosi sia associata casualmente al fibroma. A Però, volte... non è una no, correlazione. Assolutamente no, no. Qualche rara volta il fibroma può essere fatto di endometriosi. E Allora Però si chiama adenomiosi. È un'altra cosa. E un'altra cosa è che lo, lo si riesce a scoprire solo quando si toglie l'utero, certo. per altri motivi. Certo. Ma sono due cose totalmente Completamente separate, separate, indipendenti. Sì. Cominciamo a rispondere al telefono, vediamo chi c'è, pronto? Pronto, sì? buonasera, io sono Serena. Sì, da dove chiama Serena? Da Codroipo. Benvenuta, ci dica pure. Allora io volevo sapere se l'ovaio policistico può sfociare in qualche modo in un tumore e quali sono le prevenzioni anche alla luce del, de, di quello che diceva il dottore prima, cioè che le cause sono per lo più ereditarie, considerando che io ho 36 anni e che cosa dovrei fare in, in questo senso come prevenzione. Dunque, l'ovaio policistico vero e proprio è una caratteristica delle ragazze giovani. Di solito con l'andare avanti dell'età l'ovaio policistico scompare e anche le mestruazioni tornano normali, tutto torna normale. È probabile che alla sua età non sia l'ovaio policistico vero e proprio, siano proprio delle, cistre, delle cisti mh, diffuse. Sì, diffuse, che non siano follicoli, ma siano cisti. Se sono cisti e sono stabili possono starsene lì senza nessun problema. Se sono cisti che tendono ad aumentare o che creano dolori o che cambiano l'aspetto ecografico, vanno tolte per, eh, per esaminarle. Comunque non è un fatto ereditario, è una situazione che può comparire. Quindi a 36 anni probabilmente è un ovaio che ha più cisti, e allora bisogna valutare in base al tipo di cisti se è il caso di operarle o no. Ma non è l'ovaio policistico dei 18 anni. Quello di cui si parlava all'inizio? Eh sì, sono due cose diverse. È di fronte ad un ovaio che presenta più cisti i controlli, ogni quanto è opportuno che vengano eseguiti? Ma di solito ehm, se è un reperto occasionale, cioè che non è mai stato osservato prima, ecograficamente è tutto apparentemente normale, si fa un controllo a distanza di tre mesi. Se non ci sono sintomi, si può ripetere dopo sei mesi. Ma dico così, che siano certo, 5 certo. o che siano 7 non, non, cambia. non cambia. Se il quadro clinico e il quadro ecografico restano tali e quali, la donna può tenersi questo vaio finché va in menopausa, perché poi con la menopausa eh, tendono a regredire. A, a, a regredire. Se tendono ad aumentare di volume o di sintomi, cioè il dolore, allora vanno tolte. Abbiamo l'ultima telefonata e siamo anche tra l'altro in chiusura di trasmissione. Vediamo qual è la domanda. Pronto? Eh, buonasera. Buonasera. Eh, sono Dorina, sto chiamando da Cortarolo. Sì. Eh, allora, io in 2010 eh, sono stata operata da una ciste ovarica che è stata scoppiata. Mm -hmm. eh, durante l'intervento mi hanno trovato tumore all'intestino. Eh, dopo ho fatto la chemioterapia <coughs> col xeloda per la prevenzione. Uh, durante l'achemio, anche sull'altra lovaia di sinistra sono venuti fuori delle cisti follicolari, diciamo così si è ingradita anche lovaia e, e poi hanno deciso di, come sono stata con l'astomia, uh, quando ho fatto l'intervento per chiudere, diciamo, rimettere l'intestino, uh, hanno deciso di togliere anche l'altra lovaia per la sicurezza. Il eh, risultato istologico, anche se quello lo vai, è venuto fuori eh, tumore maligno e, e adesso mi trovo di nuovo diciamo, in uh, chemioterapia, praticamente ho rifatto tutti gli esami anche per l'intestino e è venuta fuori una recidiva di nuovo all'intestino. La mia domanda è diciamo, questo tumore all'intestino è possibile eh, sempre da questa ciste che è stata scoppiata dall'ovaia? Quindi che, si, che sia stato provocato da, eh, sì. da, dalla prima Cisti praticamente. Della prima Cisti, sì. Vediamo, vediamo se può esserci una, una correlazione. E poi questa recidiva uh, che è venuta fuori così presto, diciamo, io alla fine di luglio l'anno scorso ho fatto questo intervento che mi hanno rimesso l'intestino a posto, tolta lo vai a tuba anche a sinistra, sì. ecco. E a settembre quando ho rifatto tutti gli esami è venuta fuori questa recidiva all'intestino da 7 cm. Mm. Io mi sono domandata come mai così cioè, veloce è venuta fuori questa recidiva e per caso quando ho fatto primo l'intervento è possibile che non, stata, che, no, cioè, che non sia stata operata completamente? DNA, vediamo. Vediamo allora. No, questo è un caso tipico di un tumore intestinale che ha dato metastasi alle ovaie. Quindi è il contrario sì, sì. del rapporto, è non caso, è nato da... No, è, è l'intestino la causa principale che poi dissemina e dà, o per contiguità, a volte certo. anche per metastasi a un ovaio, <coughs> a due ovaie, può determinare un quadro che è simile al cancro ovarico. Molto spesso, noi, un minuto, sì, molto spesso noi ci troviamo a operare eh, tumori che pensiamo siano ovarici e poi scopriamo alla fine che invece erano a partenza intestinale e che hanno dato disseminazione sull'ovaio. Come potrebbe sull essere in sì, questo no, caso? Sicuramente in questo caso è partito dall'intestino e ha dato una disseminazione all'ovaio. Quindi ci sta la recidiva del tumore all'intestino e eh, sì. purtroppo c'è stata una recidiva La causa all'intestino, l'intestino, la causa è qua. Va bene, facciamo tanti auguri ovviamente certo. alla signora. Certo. Speriamo che i trattamenti siano eh, assolutamente sì. efficaci e contiamo che lo siano, certo. dottore. Stiamo dicendo appunto che ci sono eh, trattamenti sempre più innovativi, anche certo. l'abbiamo visto. Dottore, vieni a trovarci ancora? Sì ma comunque la prossima volta verrà un mio aiuto vi parlerà del cancro del collo dell'utero benissimo, quindi importante. continuiamo ad avere attenzione verso la salute delle donne, cosa eh, importantissima e giustissima anche intanto dottore noi ringraziamo grazie lei per averci lei. fatto compagnia e comunque contiamo in ogni caso al di là del suo aiuto di averla ancora in studio Senzato, grazie ancora, grazie anche per le risposte eh, che è riuscita a dare alle nostre telespettatrici, grazie a voi per averci fatto compagnia, con Salus il medico risponde e ci ritroviamo giovedì prossimo